Ciao a tutti e bentornati sul canale Ciclista Anonimo per continuare la serie sul Pro Leader con Meyo Bilbao. Siamo all'Open Tour, stiamo inseguendo la fuga nella prima tappa. In fuga c'è Siskevičius e noi lo stiamo tenendo lì per poi prenderlo prima della seconda categoria. Questo è un trucco da usare nella modalità Pro Leader quando ancora il vostro ciclista non è molto forte, ovvero tenere la fuga a una certa distanza e poi provare a inserirsi nella fuga, provare a inserirci nella fuga in seconda battuta. E così facciamo con Meyo Bilbao: prendiamo Siskevičius e anzi lo saltiamo addirittura con facilità. Meyo Bilbao che è in condizione per questo Open Tour. Arriviamo a 2 km dallo scollinamento su questo strappo di seconda categoria che è molto duro. Siskevičius è stato al vento per tanti chilometri prima di essere ripreso da noi, mentre noi eravamo sulle ruote dei nostri compagni, e così lo lasciamo piantato lì su questo strappo durissimo. Ma dobbiamo accelerare perché il gruppo ci sta tenendo lì. Abbiamo solo 38 secondi di vantaggio su questo strappo che è durissimo. Abbiamo già preso tutto il gel blu con Meyo Bilbao, ma provare a vincere in seconda categoria è un obiettivo importante per la carriera nel Pro Leader, perché migliorerebbe sicuramente il nostro attributo in Serie A, ci sbloccherebbe l'obiettivo vincere un Gran Premio della Montagna di seconda categoria, e questo ci permetterebbe in qualche modo di ottenere un attributo migliorato appunto in salita, dato che Meyo Bilbao in montagna ancora non è un granché. Il gruppo è lì, però la prospettiva schiaccia molto, soprattutto su queste pendenze. Abbiamo una cinquantina di secondi di vantaggio, siamo nell'ultimo chilometro che non finisce mai perché ci sono delle pendenze da garage, da ribaltamento. Guardate qui, siamo quasi al 20% di pendenze, stiamo salendo su a 10 all'ora a velocità da amatore, ma guardate, è una pendenza incredibile. Abbiamo il gruppo che ci sta braccando, e intanto Meyo Bilbao è incitato, come vedete, dal pubblico. Il gruppo è vicino adesso a 37 secondi, quindi per fortuna abbiamo un po' di barra rossa per scattare. Scattiamo in modo da vincere questa seconda categoria con il gruppo che è arrivato a 25 secondi dal nostro Meyo Bilbao. Però passiamo per primi su questa seconda categoria e vedete, abbiamo sbloccato l'obiettivo, arriva per primo in vetta un valico di montagna di seconda categoria. Andando avanti si sono sganciati dal gruppo anche Valgren e Gurmai, e noi ci siamo accodati alle loro ruote, quindi una fuga di tre che ha anche un circa 3 minuti di vantaggio. Parte intanto la volata per lo sprint intermedio con Valgren che è il più veloce, beffa anche Gurmai, mentre noi sembriamo un po' quelli più lenti del trio. Quindi Valgren passa per primo davanti a Gurmai e il nostro Meyo Bilbao. Arriviamo a 40 km dalla conclusione con ancora 2 minuti di vantaggio, e adesso la situazione si fa interessante perché questi ultimi 40 km sono in parte discesa e pianura, quindi non è facile per il gruppo su un terreno del genere recuperare 2 minuti. E quindi iniziamo a crederci e a collaborare con gli avversari perché c'è aria di impresa. Vedete, andiamo avanti ai meno 20, abbiamo ancora 1 minuto e 18 di vantaggio con la strada che continua ancora a scendere in giù. Arriviamo agli ultimi 10 km e qui decidiamo di non dare più un cambio, ci giochiamo questa carta, quindi stiamo sempre sulla ruota dei nostri avversari. Adesso c'è Gurmai davanti che tira, noi siamo sulla ruota di Valgren e non diamo più nemmeno un cambio perché è l'unica possibilità per provare a vincere, perché il nostro Meyo Bilbao ancora è molto debole a 67.4 e Valgren è nettamente più forte, soprattutto in volata. Valgren è un corridore anche abbastanza veloce, quindi come vedete non diamo più un cambio, facciamo fare il lavoro sporco solo a Gurmai e Valgren. Gurmai che accelera e abbiamo 46 secondi di vantaggio sul gruppo a 8.4 km dalla conclusione. Questo è l'ultimo tratto in salita della tappa, poi inizierà un tratto in pianura, anzi addirittura in leggera discesa che porta fino al traguardo, quindi se riusciamo a resistere qua è fatta. Neanche mi volti indietro per paura di scorgere, di vedere il gruppo, dato che abbiamo solo 40 secondi di vantaggio. Valgren insiste nell'azione, noi quasi ci stacchiamo, però prendiamo la sua ruota. Passata questa asperità arriviamo negli ultimi chilometri e addirittura qua diamo un cambio in discesa, giusto per far vedere che siamo collaborativi, ma un cambio più scenico che reale perché lo abbiamo dato
in discesa. Arriviamo dentro gli ultimi 5 km con il gruppo che ha 37 secondi, quindi non è detto che ci prenda più, anzi è più probabile che la fuga possa arrivare. Ci voltiamo un attimo, noi ci mettiamo sulla ruota di Valgren, non stiamo dando più cambi, Girmay chiede collaborazioni giustamente, ma noi stiamo inchiodati sulle ruote. Siamo inchiodati sulla ruota di Valgren della EF. Valgren che adesso accelera, noi subito gli andiamo dietro. Valgren che quasi ci sta, noi proviamo a stringere i denti e stargli sulla ruota. Riusciamo a riprendergli la ruota. Siamo a 2 km e 3 dalla conclusione. Adesso stiamo a ruota cercando di prendere il gel rosso per ricaricare la barra dello scatto. Siamo a 1,5 km dalla conclusione. Valgren rallenta un attimo, ma noi non possiamo aspettare perché sennò Valgren in volata ci fulmina, quindi lo anticipiamo e ci proviamo con Meo Bilbao, proviamo a fare l'impresa partendo lunghissimi, proviamo l'impresa, siamo a 500 metri dal traguardo, abbiamo finito l'energia dello scatto, ci sediamo, non ci voltiamo indietro, ci voltiamo indietro, sono gli ultimi metri e Meo Bilbao ce la fa, la prima vittoria tra i professionisti di Meo Bilbao. Rivediamo intanto il replay finale, negli ultimi metri ci siamo un po' piantati ma ci è andata bene. In pratica abbiamo preso la ruota di Valgren e vedete Valgren è partito però dalla testa, qua c'era quasi staccato, abbiamo stretti i denti, siamo riusciti a riprendergli la ruota, una volta ripresa la ruota abbiamo preso il gel rosso per ricaricare la barra dello scatto. Quando Valgren si è fermato abbiamo deciso di partire perché se aspettavamo sulla ruota Valgren rallentando avrebbe recuperato un po' di energia per lo scatto e Valgren in volata nettamente più forte di Meo Bilbao, dunque abbiamo deciso di anticipare ed è stata, devo dire, la scelta giusta. Dunque Meo Bilbao, lo vedete sul podio, la prima vittoria tra i professionisti per Meo Bilbao. Viene baciato dalle Miss, primo successo in carriera per Meo Bilbao. E Meo Bilbao, che dato che si tratta della prima tappa, va a indossare anche la maglia gialla di leader della classifica generale, quindi grande soddisfazione per il nostro Meo Bilbao, maglia gialla che sarà ovviamente impossibile da tenere nelle tappe di montagna di questo Open Tour. Meo Bilbao in salita è troppo debole ancora, quindi è impossibile tenere questa maglia. E Bilbao che prende anche la maglia verde, dovrebbe avere tutte le maglie Meo Bilbao di questo Open Tour, ovviamente anche la maglia bianca e forse anche la maglia pua, ma ovviamente questa è soltanto la prima tappa. Vedete, Meo Bilbao festeggia. Anche la maglia Pua. E logicamente, dato che è Under 25, oltre alla maglia gialla, Meo Bilbao indosserà per questa prima tappa anche la maglia bianca. So for his sake that things go as well in the future, but for now he can relish the moment. You beat all the favorites. Dunque, prima vittoria in carriera per Meo Bilbao, che è in testa a tutte le classifiche per questa prima tappa, ma ovviamente sarà impossibile tenere la maglia gialla di leader, però prima vittoria in carriera, già la prima stagione. Non era scontato farlo e ce l'abbiamo fatta alla grandissima, ci siamo giocate le nostre carte, soprattutto difficoltà leggenda a vincere la prima stagione, è un qualcosa che non capita tutti i giorni. Nella seconda tappa vedete adesso Meo Bilbao schierato in prima fila, il gigantesco Meo Bilbao con la maglia gialla di leader della classifica generale, che è una bella soddisfazione, maglia gialla che però nel corso dell'Open Tour perderemo. Perché Bilbao non ha le caratteristiche ancora per andare in salita Open Tour che viene vinto da Vingegaard. Vinciamo la classifica a punti però con Meo Bilbao, che non è affatto male, mentre purtroppo la classifica combattività ci viene soffiata per una qualche manciata di chilometri da Siskevicius. Peccato perché avremmo potuto vincere anche quella classifica.
Terminiamo la stagione nella classifica Pro Cycling individuale intorno alla 54esima posizione con Meo Bilbao e purtroppo solo 21esimi nella classifica squadre. L'Euskaltel si piazza soltanto in 21esima posizione, la 20esima ci avrebbe fatto comodo, ma purtroppo Cofidis e Kubekazos, a differenza di quanto successo nel Pro Team, nel Pro Leader hanno fatto molti più punti. Guardate però Meo Bilbao, che miglioramenti ha fatto grazie a quella vittoria di tappa. Da 67,4 di valutazione generale siamo arrivati a un bel 73,2 con Bilbao che adesso eccelle soprattutto in pianura. Infatti, la scheda si è diventata verde, da versatile che era, adesso è più un velocista. E infatti abbiamo 73 di volata, 73 di accelerazione, 72 collinare, montagna. Comunque, non siamo proprio malissimo. Siamo migliorati abbastanza, però vedete Bilbao ha una prevalenza per la velocità, per il velocista. Bene, termina questo episodio del Pro Leader e ci vediamo nei prossimi, sempre con Meo Bilbao. Ciao a tutti!